Coronel Momo, intanto benvenuto in provincia di Imperia. Lei ha già avuto modo così di visitare un po' il territorio, di capire le diverse realtà, quella di Ventimiglia in modo particolare. Sì, grazie per l'attenzione che mi avete dedicato. Ho già fatto un primo giro sia sul comune di Imperia, sia negli altri territori che dipendono dalla provincia di Imperia. Ritengo che come primo approccio non sono ancora nelle condizioni di poter esprimere giudizio o dare valutazioni. Mi sono fatto una mia idea, ecco, questo sì. Lei ha una vasta esperienza operativa anche nella lotta alla criminalità organizzata. Questo è un territorio che qualche segnale in passato l'ha già dato, ci sono già state anche delle indagini, insomma, sarà un'attenzione a tutto tondo. Ritengo che lei mi ha descritto in maniera forse esagerata, però quantomeno per gli incarichi precedenti posso dire di aver fatto una grande esperienza nei territori del sud. Sicuramente la massima attenzione che cercherò di dedicare sarà orientata verso tre direttrici: la massima proiezione esterna, cioè il controllo del territorio, compatibilmente con le risorse disponibili. A questo si aggiunga una grande presa di posizione su quello che può essere il contatto porta a porta con il cittadino, sia esso persona fisica o persona giuridica, intendiamola così, in senso più ampio, al fine di acquisire tutti quegli elementi che possono essere utili per avere un quadro di situazione più completo possibile, anche per poter capire quali sono quegli aldei di maggiore disagio e poter portare così un maggior aiuto alle parti deboli, come possono essere le donne, i bambini, gli anziani. Altro aspetto che ritengo sia meritevole di profonda attenzione è l'attività informativa. Questi tre ambiti, questi tre capisaldi saranno sicuramente alla base per poter conseguire una migliore penetrazione operativa. Contatto con le altre istituzioni, il prefetto ovviamente, la questura, le altre forze dell'ordine, ha già cominciato, ha già incontrato i suoi colleghi, diciamo. Sì, ho già incontrato Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, mi hanno riservato una fantastica accoglienza, ritengo che si potrà instaurare un lavoro di reciproca collaborazione finalizzata a un senso di massima giustizia. Buon lavoro allora. Grazie a tutti voi.